L'avvocato mi ha riferito, insomma, che il giudice si è espresso, il fatto non sussiste, era un episodio che si era verificato qualche anno fa, avevo commentato un post su Facebook relativo all'uccisione di un cucciolo di pitbull da parte di un cacciatore che non c'era nome, cognome, niente. Io mi ero limitato, insomma, forse magari per qualcuno avevo esagerato, però avevo espresso un sentimento rispetto a una condotta. Gli avevano sparato uno o due colpi alla testa, io ero sul divano con mio cane e mio figlio che fa 100 foto al giorno al cane, e mi sono calato, insomma, nei panni del proprietario del cane. Il mio sentimento non era certamente quello di condivisione rispetto all'episodio. Mi sono sentito anche in parte, insomma, prescelto, perché i commenti erano centinaia rispetto ai presunti insulti. Io sono stato forse l'unico preso in mezzo, forse perché magari per il ruolo che ricopro ci può stare anche questo, però si vedono tutti i giorni, si leggono episodi di maltrattamento nei confronti degli animali e questi mi fanno male, no? Essere poi messo sul banco degli imputati per avere esternato un sentimento un po' non è che mi faceva tanto piacere, però abbiamo deciso assieme a mio avvocato, che peraltro un ragazzo che allenavo io quando era più giovane, Gherardo Saragoni Lunghi, che voglio ringraziare, e aveva espresso un sentimento, insomma, nei confronti di una condotta del genere. E tutto qui, diciamo, però sempre avuto fiducia nella giustizia, è finita nel migliore dei modi, sono stati tutti assolti, anche gli altri che erano a processo con me. Ripeto, avevamo deciso di andare avanti a oltranza e, insomma, la giustizia ci ha dato ragione.